Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: Antonella Fiordelisi sta male al Grande Fratello VIP a causa degli attacchi dei suoi compagni di avventura, cosa le ha detto Alfonso Signorini? Il Grande Fratello VIP non si è fermato nemmeno durante il Festival di Sanremo, giovedì 9 febbraio 2023 infatti è andata in onda la 32esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Come al solito i colpi di scena e le emozioni non sono mancate, tra i protagonisti della serata anche Antonella Fiordelisi. Da tempo la geffina lamenta il fatto di essere continuamente attaccata e criticata da molti concorrenti, li accusa di aver fatto branco contro di lei. Durante l'ultima puntata del reality il conduttore ci ha tenuto a parlare della questione, ha riassunto dicendo che la Fiordelisi si sente fortemente messa in discussione da molte persone nella casa più spiata d'Italia. Ha poi continuato dicendo che scene come queste si sono sempre viste al Grande Fratello VIP e non c'è niente di eccezionale. Ha ricordato come Soleil Sorge, Maria Teresa Rute e Dejan Mello avessero tutti contro. Alfonso Signorini ha fatto poi sapere che chi ha resistito nonostante lo avessero isolato, come ad esempio Guendalina Tavassi e Mauro Marin, sono arrivati tutti fino alla fine. Quando ha chiesto ad Antonella Fiordelisi di recarsi in confessionale e le ha chiesto come stava lei è subito scoppiata a piangere. Ha ribadito che al momento non sta bene nella casa più spiata d'Italia, pensa di non aver mai fatto del male a nessuno e di non aver parlato mai male di nessuno. Ha anche detto di essere migliorata e di non aver più attaccato gli altri, le cose però nei suoi confronti non sono cambiate. Antonella Fiordelisi bullizzata dentro la casa del GF VIP? Alfonso Signorini la invita ad uscire, lei rimane nella casa. Il conduttore ha detto ad Antonella Fiordelisi che a complicare le cose sia anche il fatto che lei parte spesso all'attacco. Lei ha spiegato che tende a mostrarsi forte perché quando una persona si mostra debole gli altri tendono a prevaricarla. Il problema per lei non è che una persona la attacchi, ma che si sia creato un gruppo unito che si sente forte sparlando di lei. Signorini le ha spiegato che è normale che si creino delle alleanze tra persone che vanno d'accordo, ma questo non significa fare branco, condividono solo delle emozioni. Le ha poi detto che fuori stanno uscendo parole pesanti come bullismo e pressione psicologica e le ha chiesto: tu senti che c'è del bullismo nei tuoi confronti, Antonella? Lei ha risposto di no, pensa solo che non sia carini con lei. Alfonso Signorini ha poi invitato la Fiordelisi ad abbandonare il Grande Fratello VIP se vive una vera condizione di pressione psicologica, bullismo e disagio psicologico. Non vuole che resti in gioco se sta davvero male, lei però ha scelto di rimanere nella casa più spiata d'Italia. Sui social in moltissimi continuano a criticare la geffina, convinti che giochi a fare la vittima per ricevere consensi e approvazione. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.